La seconda parte di Sportello Italia, l'indirizzo di posta elettronica innanzitutto economico@rai.it per i WhatsApp audio 335 80 97 742, siamo anche su Facebook e Twitter, oggi venerdì dedicato alle bollette ma non solo. Saluto il presidente di ARERA Stefano Besseghini, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, Presidente, innanzitutto partiamo dal nostro classico focus iniziale, di che cosa parliamo e poi passiamo ai quesiti, prego. Sì, beh, oggi parliamo di acqua, parliamo del fatto che l'autorità da ormai diversi anni ha introdotto la regolazione anche per il settore idrico e in particolare magari visto che abbiamo per i consumatori ci concentriamo sull'aspetto delle bollette che forse è un aspetto molto importante e interessante. Le bollette sono molto cambiate da quando è entrata la regolazione dell'autorità perché sono stati introdotti degli obblighi specifici per i gestori degli impianti, per i gestori del servizio. Nel documento di fatturazione adesso dovrebbe esserci molta più chiarezza, molta più capacità di leggere le informazioni che sono importanti e soprattutto di cogliere anche quegli aspetti che fanno apprezzare il ciclo idrico integrato, che è quello che poi di fatto paghiamo, quindi non soltanto il consumo dei servizi di acquedotto, cioè dell'acqua pulita, diciamo così, ma anche di tutta quella parte relativa ai servizi di fognatura e di depurazione, che pure sono calcolate in base ai consumi. Poi deve esserci evidenza della quota fissa da pagare anche appunto in assenza di consumi e naturalmente tutti gli aspetti che riguardano la gestione della qualità contrattuale tra il cliente e il gestore. Questo è molto importante perché poi l'autorità interviene costruendo le tariffe che determinano il quantum che finisce nelle bollette e questo viene fatto tra l'altro con una revisione periodica che appunto cerca di tener conto anche di tutte le novità che in qualche maniera interessano al settore. Peraltro siamo proprio alla vigilia, all'inizio del nuovo metodo tariffario perché esatto. È entrato in vigore con il 1° gennaio di quest'anno. Presidente, andiamo ai nostri quesiti, abbiamo in tutto un 3 minuti. Vado con il primo, periodicamente nel mio condominio viene fatta la lettura dell'acqua, ma mi sembra di pagare una bolletta troppo cara. Posso inviare l'autolettura del mio contatore, come faccio per la luce, alla società che fornisce l'acqua? Ah, certamente, allora è sempre possibile mandare la propria autolettura al gestore, quindi che poi ha lo stesso valore della lettura che viene fatta dal gestore con i meccanismi che ritiene. Nel caso però, qui la domanda parla di un condominio, nel caso del condominio le cose sono un pochino diverse perché di solito i condomini non hanno il contatore individuale, quindi il rapporto è tra il gestore e il condominio nel suo complesso. Allora, in questo caso è meglio, se esiste la possibilità di fare una lettura individuale, darla al proprio amministratore perché poi sarà lui che dovrà verificare se le cose tornano. Vado al secondo, è possibile trovare le indicazioni su conguagli o importi non pagati in bolletta? Diciamo che più che è possibile dovrebbe essere obbligatorio trovarli. La cosa importante forse da ricordare è che anche per il settore idrico vale il principio della prescrizione, per cui gli operatori anche qui. Dopo un periodo anche qui, 24 anche mesi, qui la prescrizione. Beh, è un vantaggio evidentemente perché l'operatore non ha più diritto a chiedere importi fatturati con eccessivo ritardo, quindi è in realtà un'operazione a difesa del consumatore che se il motivo per cui le letture non sono fatte è legato alla gestione non ha titolo a chiederle. Peraltro ricordo che la regolazione ha anche introdotto una cadenza obbligatoria per le bollette da inviare al consumatore, che dipende dalla quantità di acqua che uno consuma, evidentemente è inutile ricevere troppe bollette se il consumo è molto basso, ma diciamo che se uno sta fino a 100 metri cubi deve ricevere almeno 2 bollette all'anno. Presidente, volevo porle il terzo quesito, se no non ce la facciamo. Ho ricevuto la bolletta per una casa di proprietà in cui non vive nessuno e anche se i consumi sono tutti azzerati, compare comunque un importo da pagare come quota fissa. È un errore, la devo pagare? Abbiamo non è un 30 errore, secondi. Certo, non è un errore, è una quota che viene inserita per la gestione, per l'esistenza stessa della rete
che distribuisce l'acqua e viene valutata in maniera che sia equa a seconda della tipologia di allacciamento che uno ha. Grazie al presidente Besseghini con cui ci ritroviamo. Buona giornata.